Expo Vending Sud 2015, altro stand, altro volto nuovo per gli amici di VendingTV.it. Ci troviamo in compagnia di Giuseppe Arena, detto Pippo, perché tutti ti chiamano Pippo con piacere, perché sei una persona estremamente affabile e un grande appassionato del caffè, perché il caffè deve essere anche e soprattutto passione. Giuseppe, vieni qui, presentati agli amici di VendingTV.it dicendo nome e cognome, che ormai ho detto io, ma anche e soprattutto azienda e funzione. Mi chiamo Pippo Arena. La mia azienda si chiama Chili Caffè. Chili Caffè proviene dal diminutivo di Monte Kilimangiaro. Il Kilimangiaro è, come dire, è anche e soprattutto, eccolo qui, vediamolo, su ogni packaging delle vostre miscele. Perché, Pippo? Sono un amante dell'Africa, sono un amatore dell'Africa. Da dove nasce questo amore? Io ci ho quasi, devo dire, vissuto per parecchio tempo, ho avuto delle attività commerciali in Kenya per quasi 20 anni e quindi facevo da spola Italia-Kenya per curare i miei interessi commerciali, di conseguenza andavo in giro per l'Africa a visitare questi posti veramente molto belli, molto esotici e meravigliosi. Genuini rispetto a quello che a cui siamo abituati noi qui in Italia, o sbaglio? Sì, è vero, pure se le condizioni stanno cambiando via via, anche lì cambiano le cose, come cambiano nel mondo, in Italia, nel mondo, però è sempre un'attrazione particolare. E allora, intanto, cosa accade nel 1995? Nel 1995 io vado in Africa per commercio. Io facevo prima l'arredatore e quindi ho fatto un grosso arredamento in un grosso ristorante e da lì è nata la passione per l'Africa. La prima volta che andavo in Africa e me ne sono subito innamorato. E sei stato folgorato anche e soprattutto dall'idea di creare una torrefazione? Sì, già l'idea c'era perché commercializzavo dei prodotti di caffè e da lì è nato anche andando a visitare dei luoghi di piantagioni di caffè e da lì un po' è nato l'amore di creare un qualcosa di personale e far nascere una mia attività di torrefazione. Una torrefazione che ha 20 anni di vita e che nel corso di questi 20 anni ha sviluppato più progetti. Si trovano alle nostre spalle, potete vedere le varie miscele con il packaging di colore oro e sempre comunque al centro con delle immagini dove vengono raffigurate il Monte Kilimangiaro, l'Africa e così via. Ma anche e soprattutto tanti progetti legati alle cialde, alle capsule, al monoporzionato. Sì, questi nascono 5 anni fa. Ho creduto nel vending, ho creduto in questo monodose e quindi ho fatto in modo di creare delle miscele che tutt'oggi, che oggi finalmente ci danno delle belle soddisfazioni. Pippo, che cosa presentate qui a Expo Vending Sud 2015? Noi presentiamo la linea bar, pur se non ha niente a che vedere con il vending, e poi la linea vending come cialde, capsule, le nuove compatibili e anche la linea della grande distribuzione, dove siamo abbastanza presenti un po' in tutta la Sicilia. Io vedo in mostra più elementi, da una parte abbiamo i FAP, dall'altra le cialde in carta, quelle a modo mio, insomma li fate quasi tutti. Sì, facciamo tutta la linea, ora da poco abbiamo iniziato a fare anche la compatibile Nespresso e a modo mio, indispensabile perché essendo una grande distribuzione sono prodotti che ci vengono richiesti e noi non possiamo fare a meno che fornirle e ci fa anche tanto piacere. Il
vostro pubblico è quello, è esclusivamente quello siciliano, o siete anche sul territorio nazionale e state pensando a espandere ulteriormente il vostro business? Sì, noi già siamo presenti in Calabria e abbiamo dei progetti con la Ipercoop, con la Coop, di espanderci pure nel territorio nazionale. E quanto prima si incominceremo con Bari e poi via via Salento, visto che siamo già codificati nella Coppa. Infine, l'estero, il mercato estero, il prodotto made in Italy, il prodotto col tricolore italiano è particolarmente ricercato perché rispetta quelle che sono le tradizioni del caffè espresso estratto all'italiana. Gli italiani sono bravissimi nell'andare a comporre delle miscele sempre più sofisticate, sempre più gradite dai consumatori, anche e soprattutto al di fuori dei territori italiani. Quanto pensate all'estero? Noi già esportiamo all'estero, esportiamo negli Stati Uniti, esportiamo a Hong Kong, in Cina, esportiamo in Germania, esportiamo in Belgio, in Ungheria, cioè abbiamo il nostro mercato estero, poiché abbiamo fatto tante fiere anche all'estero, quindi abbiamo il nostro pacco cliente anche all'estero. Bene, e allora salutiamo nel frattempo gli amici di VenninTV.it. Noi abbiamo praticamente terminato con la nostra intervista. Ciao VenninTV e a presto. Grazie Pippo. Nel frattempo noi continuiamo qui all'interno dei corridoi di Expo Vending Sud 2015. Non andate via.